Rieccoci in studio, ancora AIESEC, Trieste. Il programma Global Citizen permette a studenti universitari, ma anche a neolaureati, di prendere parte a progetti di mobilità internazionale, sia nelle scuole ma anche in ONG, per un periodo che varia dalle 6 alle 8 settimane. Noi abbiamo in studio Giulia, buon pomeriggio, grazie buon pomeriggio. Per essere con noi, ci ha raggiunto. Un'esperienza, quella di Giulia, particolare, meno di 2 anni fa, in Ghana, quindi forse prima del problema Ebola, forse in realtà l'Ebola esisteva sempre, ma non c'era questo scoppio di virosi. Esattamente, sono partita nel 2013 ad agosto per partecipare al programma Global Citizen. Inizialmente ho partecipato al programma Awareness, quindi quello dedicato ai problemi sociali, ho partecipato come volontaria alle attività dell'organizzazione non governativa dedicata alla salute e ai diritti umani delle prostitute che lavorano nella regione. E come volontaria quindi ci occupavamo di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi alle malattie che si possono trasmettere attraverso il lavoro che svolgono e anche fare attività di consulenza per questi ragazzi che spesso vengono anche abusati e maltrattati. Fra l'altro sei stata per un periodo di 6 settimane, quindi un periodo abbastanza lungo per poter capire, conoscere, inserirti anche nella loro realtà. Esatto. Com'è la situazione in Ghana dal tuo osservatorio? Da quanto leggo il tasso di natalità è molto basso, c'è anche una forte alfabetizzazione a livello generale. Esatto, il Ghana è uno di quei paesi a medio sviluppo, possiamo dire che anche se rientra comunque sempre nei paesi in via di sviluppo, è uno dei migliori stati nell'Africa, in quella macro regione. E, dal mio punto di vista ovviamente è sempre un paese africano, è sempre stata un'esperienza che ti cambia nel profondo, completamente diversa da quello che ci possiamo aspettare nella vita di tutti i giorni qua. Certo. E, ovviamente non avere l'acqua in casa, dover bere da dei sacchettini di plastica è tutta un'altra esperienza, è tutta un'altra cosa. Ma devo dire che le persone là sono squisite, mi sono integrata benissimo perché veramente i ragazzi sono molto disponibili e soprattutto quando vedono un estraneo per strada ti approcciano non perché con male intenzioni, ma per darti proprio una mano, per aiutarti a trovare la strada, darti una mano a vivere in una città sconosciuta. Dicevi prima sensibilizzare le donne su temi che sono temi cruciali, come ad esempio la salute, ma anche la giustizia non va per la migliore, vero? Esattamente. Dove lavoravo io, infatti, molti poliziotti e autorità abusavano delle ragazze, coscienti del fatto che loro non avrebbero mai denunciato il fatto all'autorità, perché appunto voleva dire autodenunciarsi, perché la prostituzione ovviamente è ancora illegale nel paese. E quindi come associazione davamo la possibilità alle ragazze, ma anche ai ragazzi che fanno lo stesso lavoro, non sono soltanto donne, permettevamo di dare la possibilità di intermediare. Quindi c'era una figura, un giudice di pace, che denunciava per loro i fatti e gli abusi. Per quanto riguarda il momento... Per quanto riguarda poi i rapporti generali con le persone, abbiamo capito che c'era un rapporto molto friendly, sì. C'è una forte e radicata situazione legata alla tradizione religiosa, no? C'è un cristianesimo molto diffuso nella Repubblica del Ghana. Sì, e quello si può vivere tutti i giorni anche semplicemente per andare a lavoro, perché il cosiddetto trotro, il bus, che le persone usano per girare in città, sono pieni di adesivi di Gesù, di scritte sui taxi anche Gesù ti ama, il cristianesimo e la religione è veramente molto sentita, non soltanto il cristianesimo ma anche l'animismo, lo spiritualismo, sono comunque tutte forme di religione molto, molto sentite nella popolazione. Sì. Nelle ultime 2 settimane invece hai lavorato in una scuola, lavorando proprio con i bambini della scuola primaria, quella che noi conosciamo come asilo, ma anche avendo contatti diretti con quelli proprio piccolissimi, appena nati di un nido. Com'è stata questa esperienza e anche il rapporto non solo con i piccolissimi, ovviamente, ma anche con i loro genitori, con le mamme in primo luogo?
Le mamme sono adorabili e non avevo molti contatti con loro perché ovviamente io lavoravo dalla mattina quando ormai i bambini erano già arrivati a scuola e i contatti con le madri li avevo quando non so, intrattenevo i bambini magari mentre aspettavano i loro genitori, ma sono tutti adorabili e comunque era una scuola che già aveva avuto esperienza con dei volontari, quindi i genitori erano già abituati ad avere stranieri, diciamo estranei bianchi che prendevano cura dei bambini. È stata un'esperienza indimenticabile, adorabile, ancora oggi il ragazzo che mi seguiva mi manda le foto dei bambini. È stato veramente bellissimo perché bisogna adattarsi un po' a fare di tutto. Ero un insegnante, ma insegnavo matematica, geometria, inglese ed ero anche un educatore, appunto aiutavo le maestre durante i momenti un po' più di crisi, durante magari i pasti. O magari a fine giornata, quando bisognava cambiare i bambini più piccoli, quelli che avevano bisogno di essere cambiati. E ovviamente come tutti i bambini sono delle pesti, quindi bisognava un attimo essere autorità. Certo, immagino anche dall'entusiasmo che trasmetti raccontandoci questa esperienza di circa 2 anni fa, grazie al programma Global Citizen, che è stata un'esperienza che ti ha segnato e che consiglieresti anche ad altri studenti laureandi o laureati dell'università, degli studi di Trieste in questo caso. Che cosa ti sei portata, che cosa hai ancora dentro del Ghana come ricordo? Assolutamente un'esperienza che consiglierei a tutti e mi porto dietro un po' una nostalgia delle persone che ho conosciuto, non soltanto i miei amici, quelli che adesso considero miei amici che ancora sento, ma anche delle persone, degli stranieri che non mi conoscevano e nonostante questo mi volevano dare una mano, aiutarmi quando mi sono persa dalla città. E mi porto dietro la gentilezza e la disponibilità che degli sconosciuti ti offrono. Qua questa cosa non avviene assolutamente, me ne sono resa conto appena sono tornata a casa. Se una persona vede uno straniero che magari con una mappa, con una cartina cerca di orientarsi, nessuno lo aiuta, si fa un po' l'indifferente. Invece là le persone sono veramente squisite, mi porto dietro un po' quella cordialità che nonostante loro abbiano veramente poco da offrirti, ti vogliono donare veramente tutto il cuore, tutto quello che possono dare, probabilmente proprio perché non hanno niente da offrirti di materiale, ti offrono loro stessi. Certo. Allora, io ti ringrazio molto, rimani ancora con noi che continuiamo a parlare con gli amici di AIESEC. Grazie. Grazie. Comunque, grazie Anna.